Fatevi i cazzi vostri, fatti i cazzi tuoi, capra, capra ignorante. Grande fanculo. Sì, vabbè, quello. Fa culo. Ma scusa, quando ti è arrivato questo messaggio? Questo è un messaggio del professor Sgarbi, evidentemente. Ma sembrava avesse il raffreddore. Il raffreddore, sì. Fermi tutti. Il primo commento post elezioni, non so di cosa sono vuole parlare. Che mi chiedo come sia ancora possibile. Ma non so che. Una persona che io reputo anche abbastanza. Vabbè, ma abbiamo sentito questo messaggio. Sì, no, raffreddato, era bravo. Sì, capito, sembrava raffreddato. Donato. Sì. Donato da Varese, fermi tutti. Vai, Donato. Ciao Giuseppe. Dimmi, Donato. Allora, tu... Lo sai che ti abbraccio fortissimo, innanzitutto, no? Ti abbraccio. Così. Anche io ti abbraccio fortissimo, anche e soprattutto perché abbiamo vinto. Beh, abbiamo vinto perché... Hai chi hai votato tu, la Lega Nord? Io, guarda, ho votato Fratelli d'Italia. Non potendo votare il Partito Nazionale Socialista. Ero già consigliere. Allora, io quello che... Siccome qua, il Partito Nazionale Socialista non si è presentato alle elezioni... Non potendo votare la decima massa, giù il microfono un attimo, dimmi. Allora, stavo in macchina, ho sentito un ragazzo che ha detto che i 500 euro invece di dargli ai clandestini, sì, bisogna dargli ai nostri italiani. Sì. Ma io, lui si è incazzato, sto verme schifoso lì che in maniera che schifo. Allora, questo verme che ha attaccato quell'uomo, sì, perché ha detto una cosa assolutamente normale. Adesso questo grandissimo figlio, mettiamo che tu c'hai figli, no? C'hai figli. Sì. Io fossi una persona disponibile con qualche non so, volessi elargire un po' di denaro. Ma lui, e non è lui, semmai lui lo reagirebbe ai suoi figli o ai clandestini. Cioè, i suoi figli stessero morendo di fame. Questo verme immondo che di questo. C'è la Boldrini, c'è quell'altro lì, quella che ha ammazzato i bambini. C'è Grasso, c'è tutta una pletora di criminali in circolazione. Criminali delle fattispecie, sì, fatti criminali. Io voglio rivendicare Pamela Mastropietro. Pamela Mastropietro uccisa da cannibali fatti entrare in questa povera Italia grazie a questo schifoso che tiene a fianco. Per quale magia vivi con te? Con quale magia? Scusami, io, ma anch'io voglio aiutare. Ci sono delle novità. Che nominarla, mia sorella. Ma che c'entra adesso? Mia sorella. Ma spegni sta roba, abbiamo sentito. È alto bel Pietro che non capisce un cazzo. Fatevi cazzi. Allora, scusami Donato, ci sono anche delle novità tra quei nigeriani, ancora non si sa bene com'è la situazione di Pamela. Comunque pare che siano loro, uno si è attribuito tutta la responsabilità, ma secondo i magistrati non è vero. Comunque, insomma, la cosa è chiara, no? Anche questioni che riguardano il sangue, pare, no? Il sangue della signora. O sbaglio? Guarda, dimmi, che fai, piangi? Piangere. Oh, meno male. Non lo so, viene da piangere. Ci vorrebbe la cura Ludovico, sai? Noi abbiamo i diavoli rossi in questo paese. Abbiamo quell'agglomerato molto presente dei centri sociali che se gli tocca un clandestino ti vengono a spezzare il cuore. Piangi. Ma se tocchi un'anziana che cade a terra italiana non ti fanno un cazzo, perché i centri sociali... Guarda, sono più centri sociali che esseri umani. Sì. I centri sociali è un mondo sporco. Ma guarda, lurido, quasi pseudocriminale. Hanno perso di vista quello che è il popolo. Questo popolo, quest'Italia. Dove andiamo? Allora, mentre io sto parlando, l'Islam in Italia sta aumentando. Ma com'è ridotto quest'uomo, veramente? Ma com'è ridotto questa persona? Siamo un Netz! Com'è ridotto? Lei? Io non sono nemmeno con te. Ma io com'è ridotto? Io voglio odiare. Ma perché non mi dà retta? Ma perché non va? Ma perché non va alla Fondazione Prada a vedersi io una mostra chi d'arte? Chi ti permette di parlare contro i veri italiani? Io e gli africani me ne sbatto cazzo! Me ne sbatto il cazzo io dei negri! Non mi interessa niente a me dei negri! Ma lei l'ha mai letto le mille una notte? I fatti di Firenze, come li giudichi tu? I fatti di Firenze, quello dei senegalesi là, no? Io quello, se avessi il potere che ha avuto il criminale Renzi, sì, che peraltro gli italiani mi dovrebbero ringraziare, perché? Che io dai tuoi microfoni ho smerdate, l'ho stigmatizzato nella sua inettitudine, il criminale Renzi, ed è stato
siete stato esautorato, perché io ho contribuito a fare esautorato quell'orco figuro. Questo pazzo interdetto, che lavoro fa? I senegalesi, sentiamo voluto, che lavoro fa nella vita normale? Fuori dai coglioni! Allora, prima cosa tutti islamici. Sì. Ma si può sapere che lavoro fa, però sto involuto? Normalmente. Allora, il Senegal, e dopo te lo spiego. 92% sono islamici. Sì. Fate con poi i vostri conti. Sì. Noi 92%. Stiamo facendo gli islamici nel nostro paese. Io non li odio, ma ricordatevi che fra 30 anni ci saranno ma fiumi di sangue, gente che si ucciderà, perché noi non le potremo più, okay. Le chiese che verranno abbattute, adesso, il Papa Bergoglio, il Mastro Bergoglio, sì. Il politico Mastro Bergoglio, sì. Non si rende conto il male che sta facendo la chiesa, ha preso dei funghi allucinogeni, Papa! Si dovrebbe vergognare. Ti faccio sentire una frase del Papa. Voglio Ratzinger! Con il Papa! Aspetta un attimo, fermi tutti. Ma oggi Ratzinger invece ha incontrato il Papa. Ha detto basta i pregiudizi, con sì. Quelle sono chiacchiere. Però ti faccio ascoltare una frase del weekend di Papa Francesco. Comunque, ti rendi conto che hai fatto sentire per 4 minuti questo involuto disturbato? No, non lo chiamare così, perché non te lo permetto. È un involuto non disturbato. Te lo permetto. Ma non voglio neanche pagliarci. Non te lo permetto. Aspetta un attimo. Criminale, taci! Aspetta, Papa Francesco, corridoi umanitari, aspetta. L'iniziativa dei corridoi umanitari per i profughi, sì. Avviata ultimamente in Italia, sì, certo. Che unisce la solidarietà e la sicurezza, consente di aiutare sì. Persone sì. Che fuggono dalla guerra e dalla violenza. Che dici? Donato? Ma io il Papa, sai che se dico una cosa contro il Papa mi denunciano, sai che sono aperto anche una denuncia, no? Sì, purtroppo sì, però perché vabbè. Ho chiamato figli di puttana al Papa. Sì, figli sì. Di puttana era un modo di dire. Ma certo. Non mi rappresenti come Papa, io volevo Ratzinger, quindi questo qui dove cazzo è uscito? Ma dove è andato un culo di una guardia all'umana? Dove cazzo è uscito? Ma dove, cosa vogliamo più accogliere in questo paese? Cosa vogliamo più accogliere? Ma voi lo sapete che c'è gente che non sa più cosa mangiare? Sì, italiani. C'è da piangere. Italiani. Questo porco che è accanto a te. Odia gli italiani. No. Non ha mai detto viva l'Italia. No, come io odio. Io considero lei un malato. A meno che non lo paghi esosamente. Perché non solo quando io la considero un disturbato. Non capisce più un cazzo. Incomincia a leggere. Penso un po' se la Lega avesse appena superato lo sbarramento del 7%, 4%. Questo cosa avrebbe caricato sulla Lega? Criminali, razzisti, giustizia è fatta. Adesso Salvini, che peraltro ha fatto le cose che dicevo anch'io, ha vinto. Non si permette di attaccare più Salvini. Il verme è schifoso. Attacca Salvini. Attaccalo! Digli che è un verme! Digli che è un razzista! Diglielo dal microfono di Radio 24! Scusa. Viscido! Ma come te! Scusa, scusami Donato, tu quanti seguaci hai secondo te che potrebbero seguirti? Che seguaci? A me nessuno mi ha cercato, qualcuno, purtroppo non mi hanno aperto le porte. Ma ti credo, hanno aperto le porte del manicomio, hanno aperto. Ma se uno così ti bussa a casa, ma gli butti l'olio caldo dalla finestra? Ma a me se uno così mi citofona il campanello, ma gli butto una scodella di piscio in testa, con tutto il rispetto, ma è evidente, è un involuto disturbato. Ma che involuto, personaggio su. Che neanche dai, a casa... Neppure... Andiamo in un bel teatro. Vediamo un po' chi è il più involuto, io o tu. Vediamo un po' quanta gente viene per me e quanta gente viene per te. Che gara è? Ma cos'è? Che non hai amore per nessuno, se non solo per il tuo portafoglio e per i parenti a seguito. Tu non guardi un cazzo. Io non so per quale motivo. Tu inneggi negri, gli africani. Voglio Pamela. Gli italiani, Pamela. Che è successo? Che è successo? Voglio Pamela. Vuoi Pamela? È morta. È voglio Pamela Mastro Pietro. Che è successo? E guarda che la mia non è una sceneggiata. No, perché? Voglio Pamela Mastro Pietro. Ho capito, è morta però purtroppo. Uccisa da Renzi. No, ma adesso questa è uscita da Renzi. Ma è matto completamente, è veramente stupido. No, che c'entra? Renzi l'ha ucciso con le sue politiche immigratorie. Fermi tutti. Ciao Donato, ciao. Quell'altro Biancalanida. Quel porco cane, l'avete visto con i negri come è contento? Ci si diverte, ma si trova, state in prode di giungere con quei cazzi. E
Il canale è un omosessuale, cazzo.